Il santuario della Madonna dell'Acero, situato nell'Appennino tosco-emiliano sotto il Corno alle Scale, è uno dei luoghi di culto mariano più significativi della diocesi. La sua fondazione risale al XIV secolo, legata all'episodio di due pastorelli sorpresi da una bufera di neve in piena estate. Si rifugiarono sotto un grande acero dove apparve la Madonna, guarendo uno di loro, sordomuto dalla nascita. La cosa interessante e bella è che poi c'è una preparazione dove parecchie persone, ragazzi, giovani, adulti, si ritrovano insieme proprio per fare sì che questa festa sia una festa dove tutti imparano a pregare, imparano a fare silenzio, imparano anche a volersi bene, imparano a sentirsi fratelli e imparano dalla Vergine Maria ad essere sempre più testimoni della bellezza, dell'amore del Signore. Ancora oggi, il 5 agosto, si festeggia la sua apparizione e quest'anno le celebrazioni sono state presiedute da Monsignor Giovanni Silvagni, vicario generale della diocesi. Abbiamo apprezzato molto il senso di rifugio e di accoglienza che ha avuto la Chiesa, che offre la Chiesa per i pellegrini che arrivano anche un po' infreddoliti, ed è tutto il segno della maternità di Maria che ci accoglie, che ci custodisce e che ci sprona alla nostra vocazione, che nella sua trova il suo modello e la forza. Siamo nel santuario più alto della diocesi, questo è il primo che riceve la neve e la pioggia e poi dopo attraverso i fiumi tutto scende a valle, e quindi un segno anche molto bello della benedizione del cielo che raggiunge tutti. La Vergine ci dimostra anche in questo modo che rimane sempre con noi vicina anche nelle più più decise intemperie che accompagnano la nostra vita. Questo santuario sui monti è un senso di pace, di luogo, di vocazione, e molti hanno trovato qui la loro vocazione e il loro, diciamo così, il compimento della loro vita. Il santuario è molto semplice, molto, potremmo dire, rustico, come l'hanno chiamato alcuni. A mio avviso è bellissimo e custodisce un'immagine che ogni anno, il 5 d'agosto, richiama dalle tre province, Modena, Pistoia e Bologna. E tutti vengono qui, un tempo si veniva anche durante la notte del precedente al 5, cioè la sera del 4, adesso si fa un falò di solito quando è possibile, e sostavano qui i pellegrini nell'atrio del santuario per prepararsi alla grande celebrazione con processione del giorno dopo.